dei diritti umani, la FIDAPA di Termoli ha organizzato un incontro in cui si è parlato di violenza sulle donne, che è stato l'occasione per presentare il libro di Isabella Storri dal titolo Io e, ma questa è un'altra storia, il racconto di un'esperienza umanitaria svolta in Somalia e che offre diversi spunti di riflessione sulla salvaguardia dei diritti delle donne nei conflitti armati. Io sono stata in Somalia nell'operazione Ibis nel 1993, che è stata la prima operazione per il ripristino e il mantenimento della pace, operazione problematica sulla quale si discute molto anche oggi. Effettivamente quello che ho potuto constatare, che più mi è rimasta impressa come esperienza, è la situazione della donna proprio in Somalia, una donna totalmente sottomessa all'uomo, totalmente succube delle atrocità per noi inammissibili, come l'infibulazione, come l'obbligo di sposare spesso delle bambine, degli uomini addirittura vecchi, e anche la difficoltà che si trova a cercare di far capire a queste donne che c'è un modo di vivere più dignitoso. A presentare l'evento la nuova presidente della FIDAPA, Anna Musacchio, che ha preso il posto di Titti Lezzoche, che guiderà l'associazione per i prossimi 2 anni. Sono fiera, sono orgogliosa di essere alla presidenza di questa associazione così importante per noi donne. Questa è un'associazione che abbraccia un po' tutto il mondo. Non ci dobbiamo dimenticare che fa parte di un'associazione molto più grande, che è internazionale e vuole promuovere la donna nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto in campi importanti come quelli degli affari, della cultura, delle professioni, delle arti.